va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. E soprattutto in loro compagnia, non me ne vogliate, ma saluto prima loro. Ciao amici di Casa Peiretti. Adesso devo salutarli perché sennò poi dicono: saluti sempre prima i tuoi telespettatori. No, non sono innanzitutto i miei telespettatori, ma sono i nostri telespettatori. Buonasera Luciano Bianchini. Ciao a tutti, ciao Enrico. Buonasera che Lucina. Buonasera amici di Rete 7. Alessia che Lucina, stai bene? Tutto a posto? Tutto a posto, grazie. Siete pronti per quest'ora musicale?
come sempre ormai al venerdì diamo spazio alle richieste che ci sono pervenute. Guarda che vocabolo che ho imparato, pervenute, ragazzi. Pervenute, che sembrano un po' pervertite, ma non lo è. È solo pervenute in settimana allo 011 06 01 741, che è proprio il numero giusto per chiamare anche questa sera. Però questa sera daremo spazio alle vostre canzoni, alle vostre richieste. Guarda, ho detto il numero, appena detto il numero c'è qualcuno che tac. Bene. Che tac. Molto, molto pozzettiana questa. Sai cosa che tac. Pronto, 011 06 01 741. Chi è che c'è? Chi è che c'è? Sentiamo un po'. Enrico? Enrico, mi senti? Buonasera e benvenuto, chi sei e da dove? Allora Enrico, sono Pietro, ex Valdigesso. Dopo un anno e mezzo sono tornato a Busto Arsizio e sono riuscito a trovarmi sulla rete. Bravo! 72. Sono contentissimo. E il Fughi, guarda che non ce n'è, Valdigesso, perché sono venuto a casa anche oggi. Fughi non ce ne sono più per adesso. Comunque mi ha fatto un piacere immenso vedervi. Dopo un anno e mezzo di esilio in Valdigesso. Resta con noi, Siete favolosi, meno male che vi ho trovato. Complimenti ancora a tutte e tre, siete. Grazie. Favolosi. Ciao Enrico, quando hai niente da fare vieni in Valdigesso, che ti ospito. Ok, ciao. Ciao a tutti, grazie mille. E vorrei, se è possibile, quando potete, un brano Carezze di Baguzzi. Carezze di Baguzzi. Va bene, la mettiamo in programma. Benissimo, grazie mille. La mettiamo in programma. Canale 72 Busto Arsizio. Non so se sai dov'è Busto Arsizio, Enrico. E non è in Valdigesso. Ecco. Comunque tornerò ancora in Valdigesso. Ciao, grazie a tutti. Buona continuazione. Va bene. Ciao. Grazie. Guarda, ciao. La regia ha fatto il tragitto dalla Val di Gesso a Busto Arsizio. Io non ho capito il nostro amico a casa, m'ha invitato in Val di Gesso, ma lui non abita più in Val di Gesso. Io cosa ci vado a fare in Val di Gesso? Vabbè, vado a trovare tutti gli altri telespettatori di Casa Peiretti. Certo. E poi passo a Busto Arsizio e gli dico: ma dov'è che eri? Che io ero. Quanto dista Val di Gesso da Busto Arsizio? Ho visto tutta. Quindi diamo spazio alle loro richieste, però non prima di avervi ricordato anche il numero per i messaggi, che è il 348 80 40 254. La regia pronta, attenta come sempre, mi scrive che dalla Val di Gesso a Busto Arsizio c'è 1 ora e 22 minuti, proprio che vuoi che sia 22, non 21, proprio 22, non un'ora e 20. Da qui, ragazzi, va bene. Partiamo con le vostre dediche. È arrivata in settimana la canzone del sole. Bionde trecce, gli occhi azzurri e poi... Cantate con noi, dai! Le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. E la cantina buia dove noi respiravamo. Mai una donna
vero? Sì, falle tu. Quelle abbandonate, abbandonate sul prato e poi... Dovrebbero essere quelle, sì. Eccole là, eccole là. Le biciclette abbandonate sopra il prato e poi... Noi due distesi all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. Three, four! Ed improvviso quel silenzio tra noi e quel tuo sguardo strano. Ti cade il fiore. Hai fatto mai una donna, 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 dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Io non conosco quel sorriso sicuro che hai. Non so chi sei, non so più chi sei, mi fai paura oramai purtroppo. Ma ti ricordi l'onde grande noi, gli spruzzi e le tue. Cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi? La fiamma è spenta o accesa? Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Bianchini, devo porti una domanda. Sì. Una domanda da tu porci. Tu hai insegnato a tanti tuoi alunni musica, la chitarra. Dimmi, è vero che questa è la prima canzone che si insegna quando metti a un bimbo in mano la chitarra? Canzone del sole. Ma sì. Perché? Spiegamelo. Ma perché? Perché? Dunque, perché sono tre accordi molto vicini e molto molto semplici da fare. Sono questi e poi c'è la classica che usa sempre gli stessi. Ma fammi un po' sentire gli accordi di questa canzone, così magari c'è qualche bimbo a casa che dice: guarda, la chitarra io ce l'ho, è del mio babbo, adesso vado e... Ok, quindi è un giro che continua a ripetere, sì, sempre quegli accordi. Bene, bene, bene. Allora ridiamo i numeri: 011 0601 741, il numero per telefonare qui in diretta in casa Peiretti, 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi. E questa sera avrei proprio voglia, ma tanta tanta voglia, di andare a leggere tanti messaggi. Lo sapete ormai che tutta la settimana io ho fatto vedere un po' della mia vacanza sulla nave e mentre quindi... mentre mangi. Non è vero. Abbiamo anche questa sera un contributo visivo creato dal nostro Giuliano Falco, che salutiamo. Ciao Giuliano. Non era qua, eh. Il falco. Che rumore fa? Che verso fa il falco? Mi fa paura, la Cheluci quando fa così fa paura. E adesso andiamo a vedere il contributo video, la terza puntata di Peiretti in crociera. Vai Paolo. Oh, 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 oh.
siamo a poppa, quindi nella parte finale della nave, e vi faccio vedere una particolarità di questa nave. Però ci ho messo 2 giorni a prendere, tra virgolette, il coraggio di fare questa passerella, perché io soffro di vertigini ed è tutta da ammirare. Praticamente adesso girerò il telefonino, vi faccio vedere, cammini, sembra che sei sospeso nel cielo, guardate. Spero che riusciate a vedere qualcosa, vedi laggiù ci sono i bar ed è una passeggiata sospesa nel nulla. Tra le tante attrazioni presenti sulla Costa Smeralda abbiamo una passeggiata stupenda, si chiama la passeggiata volare, dove ti porta nel punto più in alto di tutta la nave. Adesso la faremo insieme, la faremo anche un po' velocemente, perché devo spiegarvi una cosa. Ma secondo voi ce la farò? Come, che cosa? Adesso vi faccio vedere, ce la farò o non ce la farò? Nel frattempo potete ammirare sullo sfondo Palma de Mallorca. In questi giorni abbiamo toccato Barcellona, abbiamo toccato Marsiglia, siamo partiti da Savona, adesso siamo fermi a Palma de Mallorca. In questi mini video non vi farò vedere tanto le città che a quali ferma la nave, ma vi farò conoscere più la vita a bordo, partendo proprio da questi scivoli. Eccolo, ma secondo voi avrò mai il coraggio di fare una cosa del genere? No. Direi proprio di no. Hai poi preso il coraggio? No, non ce l'ho fatta, Vedo tutte quelle persone che si buttavano, giravano, poi si rinfilavano in quel tunnel lì. Ma finivano nel buco tipo il lavandino? Sì, esatto, e non si sono mai più viste. Ah, ecco, certa gente la stanno ancora cercando, certo. Capì, bello! A proposito di richieste, ieri mi è arrivata una richiesta molto particolare di una signora che sta passando un momento non bello, non positivo, in ospedale, ma ci siamo fatti una promessa. Sì. Ci siamo detti, io in vacanza perdono di Tiziano Ferro, ma tu promettimi che ce la metterai tutta ad uscire di lì. Quindi la mia parte, ci ho provato oggi con la base, non veniva la base di Tiziano Ferro a 2000 vocali, riverberi, effetti. Allora sai cosa ho detto, mio caro Bianchini? 10 minuti prima di andare in onda questa sera, io 2 accordi li so fare al pianoforte e te la canto con tutto il mio cuore, così. Bravo. Pianoforte e voce. Mentre si prepara volevo ancora aggiungere una cosa. Io ero a casa, l'ho sentita questa telefonata e voglio fare i saluti da parte di zia Marta anche a questa signora, a questa ragazza. Enrico Peiretti. Perdono. Fatto io però chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa, su questa amicizia nuova pace si posa, perché sono come sono, infatti chiedo perdono, se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa, su questa amicizia nuova pace si posa, perdono, con questa gioia che mi stringe il cuore, a 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore, ripenso a quando ho fatto io del male, e di persone ce ne sono tante, buoni pretesti, sempre troppo pochi, tra desideri, labirinti e fuochi, comincio un nuovo anno chiedendoti perdono, se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa, se questa amicizia nuova pace si posa, perché so come sono, infatti chiedo perdono, se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa, se questa amicizia nuova pace si posa, perdono.
rivoluzione, credo sia una buona occasione con questa magia di Natale per ricordarti quanto sei speciale. Tra le contraddizioni e i tuoi difetti io cerco ancora di vederti. Perdono se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace si posa, perché sono come sono, infatti chiedo perdono. Non è facile neanche col pianoforte questa qui. No, Tiziano bravo, Ferro ha fatto un rito. Poi non ho più fiato, Bianchini, non ho più fiato. Amici a casa, fatemi capire se avete qualche trucco per far venire qualche fiato al Peiretti. Compressore. No, devo andare a correre, a correre, a correre. Non si può, siamo in adesso pubblicità. Pubblicità. Ah no, abbiamo prima una telefonata. 011 0601 741. Ciao, sono Tony. Enrico. Mi senti? Ciao Tony, da dove ci chiami? Chiamo da Gugliasco, ascoltami, volevo appunto, sì? Intanto vi saluto, siete formidabili, solo che io ho mandato un messaggio e naturalmente a volte capita, non ho messo il mio nome, però vi ho scritto questo, che comunque poi lo leggerete. Alessia, sei bravissima nel tuo canto come pure nella parte di Giamarca, bravissimo Enrico, nel cantare. Eppure la trasmissione con cui la conduci, e poi Lucia, ecco, sta già venendo fuori la scritta. Ecco, non ho messo Tony. Sì, sì, sì. Non importa, accettiamo lo stesso il messaggio e ci fa molto piacere questa telefonata per puntualizzare la cosa. Grazie, grazie Tony, grazie. Se no passavo per un ciao, fantasma. Grazie. Comunque siete eccezionali, eh. Io però succede. Non ho avuto modo di ascoltarvi, grazie. Tutti e due, ma siete bravissimi. Poi Luciano, ho sentito che ha suonato una meraviglia, proprio come lui sa fare sempre. E poi appunto saluto anche Alessia, che è bravissima nel suo modo di canto, e anche quando fa di amarte mi fa sempre ridere. Comunque, e ci fa emozionare così, però. Non lo dico solo io, ma come vedete ti vogliamo bene, ti vogliamo bene. Ciao. Tony, ciao ciao. Ciao. Adesso siamo in un ritardo tremendo. Finisce qui il primo blocco di Casa Peiretti. Pronti perché nel secondo tempo arriva Alta Marea, arriva Emozioni Battisti, cioè una più bella dell'altra. Pubblicità, 3 minuti e poi torniamo a cantare, eh? Proprio qui, eh? Qui. Non cambiate canale. No, no. Mai. E il prossimo brano lo dedichiamo a Rosy, Rosy di Torino, che ha richiesto Antonello Venditti e la sua Alta Marea. Rosy
tu sei dentro di me, come l'alta marea che scompare e riappare portandoti via. Sei il mistero profondo, la passione l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia. Lo so, lo sai, il tempo vola, ma quanta strada per rivederti ancora, per uno sguardo, per il mio orgoglio. Quanto ti voglio. La chitarra di Luciano Bianchini. Andiamo a leggere i loro messaggi che sono arrivati al 348 80 40 254. Vai Paolo in regia. Dai che sono curioso, sono curioso. Il weekend non può iniziare bene senza Casa Peiretti. Un abbraccio da Alfonsina Germano, grazie. Buonasera, vedere Casa Peiretti è come guardare il mare. Non ci si stanca mai e ogni volta è più bello. Baci freschissimi a voi, soprattutto ad Enrico Dall'Addani. Ma quando è che viene a Luserna a darmeli davvero quei baci? Tutte le sere baci, baci, baci. Io sono sempre qua asciutto, asciutto, asciutto. Bel bacino, vai Dani, ti aspettiamo. Buon venerdì sera in musica a tutti. Ciao Elena P. Ciao e grazie Elena. Ciao Elena, grazie. Luciano, sei sempre il numero uno. Alessia ed Enrico, siete sempre super bravi. Salutoni da Pina. Ciao, grazie, Pina! Ciao, grazie. Grazie! Ciao, Pina, ciao! Caro Enriquez, sei forte, la zia Marta è meravigliosa, Valentina è bellissima, complimenti a Luciano Bianchini, vorrei che con la sua chitarra mi facesse sentire Europe o Ehi Como Va di Santana, grazie da Elvis di Torino, ciao Elvis, la mettiamo in programma. Tutte e due si possono fare. Sì. Tutte e due, le mettiamo tutte e due in programma, magari tutte e due prossima settimana, vale. Due per uno. Eccoci, ci siamo Luciano, Conny e Anna cantano con te, noi da Torino, un bacio a voi tre, grazie. Ciao Conny e Anna, ciao ciao. E come dicono, si usa dire ultimamente, noi con voi, voi con noi, ed è la cosa più bella che può succedere alle 20 di sera. È bello correre a casa per ascoltarti Luciano, Gina da Torino, grazie Gina, ciao ciao, ciao. Oh. Un abbraccio grande grande. Brava Ginettina, brava. Che bel trio questa sera, bravissimi Giuliana, grazie Giulia, ciao. Grazie. Grazie Giuliana. E l'hai detto in brasiliano? Moshe, Giuliana è proprio un nome tipico. Buonasera Enrico, stasera abbiamo cominciato la serata con la bella canzone Allegra Allegra. Grazie, grazie del vostro da un vostro ascoltatore, da Tino. Tino mi ha messo in difficoltà perché Mister Mandalino, esatto, e invece no. Esatto. Insomma, bravo, bravo, mi piace anche quello. E poi non Mandalino, ma Mandatino in questo caso. Sempre bravi e perfetti voi di Casa Peiretti, siete i miei prediletti. Con un abbraccio sincero va a Luciano il mio pensiero. Flaminia! Ciao, ciao Flaminia, ciao. Grazie, un abbraccio grande. Ciao bellissima, ciao!
Ciao, grazie per la bella musica. Buona serata da Concetta di Torino. Ciao Conny. Ciao. No, siamo noi a ringraziare voi, come sempre. Senza di voi noi non siamo assolutamente nulla. Ciao ragazzi, siete meravigliosi, vi adoro. Quando vuoi mi fai sentire una canzone di Rino Gaetano. Un bacio a tutti, Pina da Alba, vi adoro, vi voglio tanto bene. Grazie di tutto quello che ci fate ascoltare, Pina. Grazie Pina, grazie, arriverà anche Rino Gaetano, sicuro. È uno di quegli artisti che mettiamo sovente, ci sì. Piace molto cantare le sue canzoni. Tanti saluti da Aldo e a San Giglio, viva Casa Peiretti, vi amo! Wow, grazie! Aldo, grazie, addirittura vi amo, per il fiato oltre a correre prova eccala. Ma questi messaggi non possono essere trasmessi in TV, ma perché saranno ben affari? No? Ma saranno ben affari miei ciò che faccio, allora, ma scusami. Prenditi il fiatone. Complimenti Casa Peiretti, spacca. Ciao Luciano da Rivoli, Torino. Ciao, grazie. Peretti, quello di prima ti conosceva però e si è mandato quel messaggio. Ah sì, certo, assolutamente. Bene. E poi torniamo noi, no? Vi seguiamo sempre, siete fantastici. Silvia, Francesca, Francesco, Bernardino di Piccoli, Pietro, Edoardo, salutiamo tutti. Ciao Silvia, Francesca, Francesco, Bernardino di Piccoli. Ciao ragazzi, ciao a tutti da Elena. Ciao Elena, sempre presente, che figata, grazie. Ciao. Si può dire che figata? Sì. Ciao ragazzi, un bacio da San Benigno Canavese, Gabriele. Grazie Gabri. Ciao. Bravissimi come sempre, Laila e Chicco. Ciao, grazie, Laila, ciao, un abbraccio. Grazie. Ciao ragazzi, siete sempre bravissimi. Un bacione, un baciotto particolare al mio bellissimo e bravissimo cuginetto Samantha. Ciao Sami, un bacione anche a te e ciao, al piccolo Sammy. Qua tutti che mandano baci a destra e a sinistra, ma che bello che è. D'altra parte, secondo me proprio il bacio è qualcosa che manca. A me piaceva salutare con due bacini, destra e sinistra. Adesso devi tirare i pugni, che senso ha? Sì, ma dove siamo arrivati? Ma perché? Cioè non ma ti fermi perché? In tempo col pugno. Ma no, ma infatti, ma torneremo ad abbracciarci, a baciarci, torneremo, ne sono convinto. Come tornano i brani qui in casa Peretti, che hanno un po' di anni. Stiamo parlando di un gruppo che ha fatto la storia della musica negli anni 60. Loro sono i Collage e questa è un'altra delle loro richieste. Due ragazzi nel sole, la voce di Alessia Chelucci. E dal fiume tu rubi le pietre più bianche, è un riflesso nell'acqua il tuo corpo esitante, i tuoi occhi di cielo han trovato il suo posto, anche il sole è nascosto, coi capelli sulle e tra i rami fioriti tu aspetti l'amore. Ho raccolto il coraggio e mi sono seduto, poi mi sono perduto. Tormentate, quante volte l'ho sognato. Abbracciato.
fermiamo un momento a riprendere fiato. Un momento, sei giorni. E non c'è più bisogno di dire parole. Due ragazzi del sole ora fanno l'amore. Le labbra addormentate, quante volte le ho sognate. La guerra non sopra le tue ciglia. È caduta una foglia, il tuo piccolo cuore. Piano piano io trattengo la mia mano, mi sorrido. Luciano Bianchini per voi. Grazie. Bravi. Oramai so tutto l'album, Peiretti. Forza fare, continuiamo a aggiungerne. Devo dire che ti stai proprio specializzando nei sui collage. Facciamo una cover band quasi. Dei Pooh. Pooh e collage. Pooh e collage. Mettiamo magari insieme due o tre pezzi dei Nomadi. E voilà. Frittata. Il giardino dei semplici, le orme. E poi cosa mettiamo? Gli Homo Sapiens. Ma quanto non è più una cover band. Ma quante ne sai? È una cover band annuale. Facciamo solo musica di quegli anni lì. Ma sai che bella idea, fateci sentire a casa se secondo voi potrebbe essere un progetto importante, perché il Peiretti lo mette su. Ma importante è adesso è mandare questi tre minuti di pubblicità per poi riposarci un attimo ed essere pronti per un gran finale. Però telefonate in diretta, dai, mandateci ancora i vostri messaggi perché ci fanno piacere. Ogni messaggio per noi è un applauso. Pubblicità. Torniamo in onda con una battuta della regia, una battuta simpaticissima che mi è arrivata adesso sul nostro monitor. Paolo in regia ha capito, anzi ha trovato il nome per la cover band, gli Enrico Cover I. Gli Enrico Cover. Tacci tu, con tutto ciò che dobbiamo pensare noi fare, devo mettermi lì a leggere ste boiate. Bravo Paolo, continua così perché ci piace molto. A proposito di grandi canzoni, andiamo in un repertorio quando diciamo questo nome, Lucio Battisti. Grande. Abbiamo una richiesta sulla lavagna bellissima che fa un intro che è un intro forse dei più riconoscibili. Sì, sì, sì. Me lo fai sentire con la chitarra, poi mandiamo la base, perché non lo voglio posso che prima dedicare. Sì, però poi voglio mandare la base perché a casa devono cantarla proprio tutti con noi. Questo brano che canta il carissimo amico Enrico è dedicatissimo ad Anna e Connie. E qua, fammi sentire l'intro, perché poi con la base è facile, ma l'intro ha preso il contropiede. Certo. Sopra il fiume, poi ritrovarsi a volare, stagliarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve non fa rumore. Guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire.
se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni, emozioni, emozioni. Grande richiesta anche questa. Uscir nella brughiera di mattina, dove non si vede un passo, per ritrovare se stesso. Parlare del più e del meno con un pescatore, per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore. Coprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. Nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi. Download.
Che grinta, ragazzi, che grinta. E voglio chiudere con un brano dedicato a tutti i nostri amici a casa, perché se è vero che ci siete, noi vi ringraziamo. Però dovete farmi un favore, lo dico sempre. Ditelo in giro. Voi dovete andare al supermercato e andare in farmacia, in macelleria, in erboristeria e andare ovunque e dire in giro cos'è Casa Peiretti, perché vero, noi abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di crescere. Lo volete capire o no? Abbiamo bisogno di voi. Mettiamo i tacchi. Se vi divertite, magari qualcuno non ci conosce ancora, nonostante le 330 puntate, quasi circa, forse, però abbiamo bisogno di voi, quindi aiutateci perché tutto questo possa andare avanti, se è vero che ci sei. Passeggio dentro il mondo e mi accorgo che due gambe non bastano per girarlo e rigirarlo. E se è vero che ci sei, batti un colpo, amore mio, ho bisogno di questo insieme a te. Se ci sono messaggi, regia, mandali. Certe volte guardo il cielo, i suoi misteri e le sue stelle. Grazie. Ma son troppe le mie notti passate senza te per cercare di contarle. Ciao Sara, ciao Roby. E se è vero che ci sei, vado in cerca dei tuoi occhi, io che non ho mai cercato niente. Grazie Max. E forse niente ho avuto mai. Se è vero che ci sei, con i tuoi occhi e le tue gambe, io riuscirei a girare il mondo e a guardare Casa Peiretti. Ci vediamo dal vivo lunedì con una nuova puntata alle ore 20. Se volete rivedere questa, alle ore 23:30. È stata una settimana magica, ci avete regalato tanti messaggi, uno più bello dell'altro, ci avete telefonato e riempito di complimenti. E di tutto questo io, Valentina Branca, Alessia Chelucci, Enzo Lasino, Luciano Bianchini, non possiamo che dirvi grazie! Luciano Bianchini, Alessia Chelucci, Enrico Peiretti. Ragazzi, facciamo un applauso a Paolo in regia. Grazie Paolo. Un buon weekend a tutti. Grazie Rete 7, grazie a tutti, a tutti, a tutti voi. Vi voglio sempre più